due o tre cose, è che uno, vabbè, è un titolo che uno parte tragico, dice se l'Italia sarà pezzi, sembra quasi che sia una canzone, un thriller, invece si svela subito che no, parla nella canzone, formalmente parla della fantasia, no? La signora libertà, signorina fantasia, no? Quindi dice la fantasia, se ti tagliassero a pezzetti, se anche qualcuno cercasse di distruggere la fantasia, è una cosa talmente innata che questa, il vento la raccoglierebbe, il mondo dei ragni la cucirebbe insieme. La cosa interessante di questa canzone, sono tante, perché è molto ricca di significato. Prima, che lui cambiava facilmente fantasia, libertà, anarchia, poi nei suoi concerti parlava sempre di anarchia. Ed è bella questa cosa, perché vuol dire che per lui fantasia, libertà, anarchia, assemblea degli anarchici, però va bene, no, sinonimi, non so se questo è, ha avuto modo di raccontare, tu l'avrai sentito, sì, quando sì, sì. L'altra cosettina, poi vorrei che anche tu la commentassi un attimo per quello che è la tua cosa, è che l'idea però non l'ho scritta, lo dico adesso. L'idea di questo vento che raccoglie i pezzetti è data da una leggenda indiana, è tratta da una leggenda indiana, lo trovo anche in lingua inglese, però solo questo accenno qua, cioè il fatto che qualcuno viene tagliato a pezzetti e la natura reagisce a questo fatto e ricompone il centro del racconto. Lui, quando la presentava, io qui metto una citazione, dice che sta parlando della libertà, quindi la libertà è una cosa di talmente innata nell'uomo che se anche ci sono tentativi di liberticidio, e lui mi sembra che in un caso che ho provato, ho avuto modo di sentire, io parlo del muro di Berlino, no? Dice, quindi dove la libertà si è cercato di chiuderla, però tieni, a un certo punto però c'è una reazione, vedete che c'è la tu come